Signor Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il venerdì 19 aprile. L'agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. Dio Onnipotente, che ci hai fatto conoscere la grazia della resurrezione del Signore, donaci di rinascere a vita nuova per la forza del tuo Spirito di amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Saulo, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: «Anania». Rispose: «Eccomi, Signore». E il Signore a lui: «Su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo quest'uomo ho udito che da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome». Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo». E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. Parola di Dio. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia, alleluia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore. Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il suo sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui.
come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Parola del Signore. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Santifica e rinnova, Padre, i tuoi fedeli che hai convocato questa mensa ed estendi a tutti gli uomini la libertà e la pace donate sulla croce per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.